Buongiorno amici e bentornati sul canale. Quest'oggi in pratica vi vogliamo parlare di come lavare un camper e come lo laviamo noi, soprattutto perché secondo noi ci sono delle piccole accortezze da tenere per preservare al massimo la durata delle sigillature e comunque in generale il camper. Cioè, c'è chi lo lava assolutamente come una macchina e noi la pensiamo un po' diversamente e vi parliamo appunto di come lo laviamo noi e poi ci direte nei commenti se voi lo lavate come facciamo noi, diversamente, se sbagliamo qualcosa o... Andiamo. Non c'è Sere con me perché non sta molto bene, stanotte probabilmente ha fatto indigestione e poi è a casa, anche perché se si riprende un po' ha un video da montare, se non lo monterò io oggi pomeriggio. In ogni caso era programmato che ci fosse solo io oggi, anche perché lavare il camper è un lavoro un po' infame. In realtà il motivo principale per il quale Sere comunque sarebbe rimasta a casa è per Carl, perché fa decisamente caldo, quindi tenerlo in camper mentre laviamo il camper non è il caso, tenerlo fuori c'è il sapone, l'acqua è non è il massimo, quindi se ne stanno a casino tranquilli al fresco e io vedrò di non cuocermi troppo. Infatti ho messo il cappellino apposta proprio per evitare problemi. Tra l'altro vi chiediamo scusa se l'audio non è il massimo, abbiamo iniziato a registrare con la GoPro, filma meglio del telefono, però l'audio fa un po' pena. Infatti poi dovremo prendere un microfono esterno, anzi se ne avete uno da consigliarcelo scrivetecelo sotto nei commenti che lo pigliamo. Non so con esattezza se si possa fare o vada bene, però io per lavare il camper, anche se siamo all'autolavaggio, mi porto la mia spugna e del sapone se ce l'ho, se no comunque quello usiamo quello che c'è. Più che altro perché con i gettoni, se non ne fai andare veramente tanti, non riesci neanche a pulirlo bene, magari ti partono 50 euro e il camper poi non è ben pulito. Quindi usiamo l'acqua per bagnare tutto quanto, poi passiamo con la spugna e il secchio nostro a dare una passata, se non ci rompono che non si può fare. Però diciamo che partiamo subito dalla prima cosa. Quando si va con la lancia a bagnare il camper, che sia per bagnarlo o per sciacquarlo, bisogna fare molta attenzione a tutte le giunture, che sono quelle che poi quando si fa manutenzione al camper si vanno a siliconare per evitare che entri l'acqua, perché lì diciamo sono i punti un pochettino più a rischio. Le lance sono ad alta pressione e il silicone, se uno ci va troppo vicino, lo toglie tranquillamente e magari si infiltra anche sotto il termostat. Quindi non è la classica macchina che ha le guarnizioni in gomma, il vetro, cioè il metallo. Quindi tu lavi, se anche si bagna un pochettino, entra un pochettino d'acqua, non è un problema, si asciuga. Se si infiltra dell'acqua, il problema qual è? Che poi successivamente può ricapitare, magari piove, lì hai fatto il passaggio con la lancia ad alta pressione e quindi poi ti entra l'acqua. Quindi mi raccomando, molta attenzione quando si passa la lancia, passarla proprio perpendicolare. Se una delle due superfici, anziché farla spigolata, la fa da davanti. Comunque usciamo, che vi faccio vedere meglio. Intanto andiamo a comprare i gettoni. Allora, quello che vi dicevo prima è, per esempio, se devo andare a lavare sta finestra o comunque passare quella lancia qua, è meglio essere più perpendicolari possibile così, in maniera tale da battere qui, e mai mettere il progetto che punta così, perché qui vedete c'è la siliconatura e la si va a rovinare. Qua per esempio che c'è tutta la siliconatura si passerà molto veloce, magari un po' da distante, comunque in ogni caso mai stare troppo vicini, non bisogna pulire con l'alta pressione, è giusto per bagnare e sciacquare. E anzi, se uno ha la pompa dell'acqua e lo fa in giardino, ancora meglio farlo con quella, cioè proprio evitare. E boh, adesso però andiamo. Io solitamente parto dal tetto, quindi ora andremo a bagnare il tetto. Quindi prendo la spugna, cerco sul sapone e procediamo. Anzi, prima facciamo anche riempirci il secchio. Comunque, preso al Lidl, ci sono i prodotti Mafra dentro, tanta roba. Questa scatolettina qui me la va a regalata Sera. Ed è molto bella, qui c'è il guanto, c'è la spugna classica. C'è bene per usare. Tutto questo, per iniziare, tutto questo. Mm.
Il bello del Membrapol è che non abbiamo problemi a lavare qui, perché come vedete qua gli spigolini famosi che vi dicevo prima non esistono, perché c'è tutto il Membrapol che copre. Quindi sul tetto possiamo andare belli decisi con l'idropulitrice, e comunque facendo attenzione magari io blò le guarnizioni, però per il resto super top e si pulisce anche molto meglio del resto della carrozzeria. Fa veramente caldissimo, il tetto è andato, l'ho pulito tutto, ho dato due mani, non è perfettissimo ma decisamente più pulito di prima. Adesso diciamo che la cosa migliore sarebbe fare sempre, cioè lavare i lati all'ombra, però stiamo arrivando verso mezzogiorno quindi sarà tutto il sole, però io provo a fare prima questa parte qua, il muso, che diciamo che sono un po' meno colpiti dal sole, e poi lo giriamo. Sono le 13 e sono ufficialmente cotto, ma veramente cotto sia come stanchezza sia dal sole. Però abbiamo praticamente finito. Adesso, mentre fuori asciuga un pochettino, sciacquiamo bene le spugne e il resto. Poi diamo solo una passata ai vetri davanti, che è fondamentale. E buon, fuori non lo asciugo, tanto fa caldissimo e poi è troppo grande da asciugare. Fosse mattina presto ancora, ma adesso non è proprio cosa, anche perché non devo morire. Quindi procediamo. Per pulire i vetri usiamo il glass cleaner della Mafra, e poi dopo vediamo se abbiamo ancora voglia, c'è quello per pulire i cruscotti sempre della Mafra, che si chiama Plastic Care 3 in 1, pulisce, ravviva e protegge cruscotti, guarnizioni e fascioni, quindi volendo potremmo usarlo anche sulle guarnizioni fuori, sugli specchietti di plastica neri, tutto ciò che è plastica. Però ora partiamo con questo. Qui abbiamo dei pannettini microfibra che secondo me vanno benissimo, c'è anche questa spugnettina qua carina che però non penso lo useremo adesso, e buon. Ah, fra l'altro anche questo è fatto a guanto, e questo forse per rifinire. Buon, andiamo. Oh, questo cosino è fighissimo perché profuma veramente un sacco, cioè pulisce, sì, rinnova il cruscotto e tutto quanto, però veramente profuma tanto.
da questa calda giornata di luglio vi saluto, il video è finito qua, il camper è venuto bello pulito, non so in video quanto si renda, cioè quanto ci si possa rendere conto di quanto era sporco prima e quanto era pulito adesso, vi dico solo che erano forse 3-4 mesi, no, di più, non lo lavavamo esattamente da dal salone del camper di Parma, quindi quasi un anno fa, e non... ok, mi vergogno un po' a dirlo. Vabbè, ormai l'ho detto. E comunque sì, era tantissimo che non lavavamo, quindi è decisamente tutto un altro camper. Sembra molto più nuovo adesso. Spero in qualche modo di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like. E soprattutto seguiteci su Instagram, perché chi ci segue su Instagram sa già che io ho lavato il camper e che uscirà questo video. Invece tu che non sei iscritto su Instagram non lo sai. Trovate il link in descrizione del profilo Instagram, è gratis e... E ci sono tante belle foto, tanti bei reel e tante belle stories in tempo reale soprattutto. Quindi vi aspettiamo su Instagram. Bella! Mi ero dimenticato di darvi un dato importantissimo, cioè quanto ci ho messo a lavare il camper. Ho iniziato alle 11:30, adesso sono, se l'orologio collabora, sono le 2. Quindi 11:12.